Subito, sono i 200 misti femminili categoria SM5 con due azzurre in vasca e hanno un parterre di rivali di livello assoluto pazzesco. Sarà una grandissima gara da seguire con grandi emozioni. La nostra Monica Boggioni, prima in qualifica, è la campionessa del mondo in carica dei 200 misti. La 24enne pavese, che tra pochi anni ne compirà 25, tra parentesi, oggi è il compleanno di Fantin e tra due giorni sarà il suo compleanno, il suo 25esimo primo tempo di batteria, il secondo tempo complessivo. Con la compagna a fianco, mentre Boggioni sarà in corsia 5, la compagna Giulia Ghiretti sarà in corsia numero 6, quarto tempo complessivo. Le avversarie delle nostre due azzurre, beh, c'è Stephanie Rodriguez, la brasiliana, in corsia numero 1, poi Maori Uyui, la giapponese, in corsia numero 2, e poi, beh, eccola qua l'ingresso di Giulia Ghiretti, la nostra 29enne delle Fiamme Oro, già medaglia d'oro nei 100 rana. Monica Boggioni ha vinto l'oro nei 50 rana. Dicevo, se la vedranno con due cinesi, tre cinesi formidabili. Shen Gao è in corsia numero 3, eccolo qua l'ingresso di Monica Boggioni. Yao Cheng in corsia numero 4 e poi la cinese Dong Lu in corsia numero 7. Insieme queste tre cinesi hanno vinto 9 medaglie, 4 di cui 3 d'oro. Dong Lu prima nei mixed 4x50 stile libero, nei 50 dorso e nei 50 farfalla, e bronzo nei 50 stile libero. Shen Gao è in corsia numero 3, ha vinto 3 medaglie, l'oro della mixed 4x50, l'argento del 50 dorso e quello del 50 farfalla, e Yao Cheng oro della mixed 4x50. Intanto, mentre sta per partire la gara, andiamo da Stefano De Agostini. A te. Sì, siamo con Vincenzo Boni, medaglia di bronzo, prima scatenato al termine della gara e adesso invece che hai la medaglia in mano? Più calmo, più tranquillizzato, un po' più pacato, però sono sempre super felice. Ecco, prima scherzando parlavamo della tua età, sei il più anziano del gruppo, è una bella responsabilità, sei riuscito, appunto, nonostante i tuoi 35 anni, a prenderti questa medaglia di bronzo. Sì, guarda, in tempi andati sarei stato un po' triste per questo bronzo, ma i tempi cambiano, gli anni passano e la vita ti mette anche davanti a delle scelte, quindi attualmente sono anche un lavoratore, quindi divido le mie giornate tra l'attività sportiva e quella lavorativa, quindi questo bronzo vale veramente, veramente tanto. Sono il più anziano perché al momento manca il capitano Efrem Morelli, infatti volevo dedicare questa medaglia a due persone. Non è ancora tempo di bilanci, però di dediche sì, la volevo dedicare appunto ad Efrem, che sta vivendo un periodo un po' particolare, quindi questa medaglia è per te capitano, e poi alla mia nipotina che ha festeggiato un anno due giorni fa, io non ero a casa, quindi questa è anche per la piccola Maria Vittoria. Riportiamo questa dedica, grazie Vincenzo Boni, ancora complimenti. Grazie, saluto a tutti. Riprendiamo la linea della basket perché dopo i primi 50 metri a farfalla c'è Shen Gao e che domina nettamente con 43-45. Monica Boggioni è un po' in difficoltà, è partita lenta, è settima, la compagna Giulia Ghiretti in corsia numero 6 in quinta posizione. Come era facilmente prevedibile, sono le tre cinesi a dettare legge, con Shen Gao che è partita davvero a tutta e sta già per completare in corsia numero 3 la frazione del dorso. La nostra Giulia Ghiretti, rispetto alle sue possibilità, è partita veramente forte a farfalla, per Monica più specialista del dorso effettivamente adesso si vede il recupero grazie proprio alla seconda frazione in cui lei si esprime meglio. Vediamo poi con la rana se riusciranno a risistemare un po' la loro posizione grazie proprio a un'efficace azione propulsiva delle braccia. E con il dorso sono risalite a ridosso delle posizioni da podio perché Giulia Ghiretti dalla quinta adesso in quarta posizione con 1.45.14 e Monica Boggioni dalla settima immediatamente dietro alla compagna Giulia Ghiretti. Continua a guidare con grande facilità anche nella terza frazione, quella della rana, la cinese Shen Gao è ampiamente prima sin dall'inizio di questa competizione. Poi in seconda posizione Dong Lu, la compagna, in corsia numero 7. E adesso le nostre due danno la caccia alla terza posizione, se è possibile, quella di Yao Cheng in corsia numero 4. Transita allora ai 150 metri e parte per lo stile libero 2.25.76 Shen Gao
che ha un amplissimo margine di vantaggio sulle avversarie e sulle compagne. Poi in seconda è Dong Lu con 2:36:18, in terza Yao Cheng, e le nostre azzurre sono a 5 secondi dalla terza posizione della cinese Yao Cheng in corsia numero 4. È una gara veramente difficile per le nostre due italiane, le caratteristiche di nuotata delle due atlete cinesi sono veramente di un altro livello, però vedo Monica con la volontà di non voler mollare, ci sta provando Monica Boggioni, vediamo se riuscirà ad avvicinarsi un pochino, a colmare un po' il gap che c'è tra lei e le avversarie. Monica Boggioni è più veloce di Yao Cheng, ma è partita forse troppo in là, troppo lontana per poterla riprendere, e la vittoria intanto ha dato a Shengao Ai con 3:20:76. Adesso è la volta dell'argento con Yao Cheng, e purtroppo non c'è il podio dell'Italia. È stata molto brava Monica Boggioni nell'ultima frazione, quella dello stile libero, ha recuperato 3 dei 5 secondi che aveva, gliene rimangono 2 di distacco per lei e 3:32:83, mentre la compagna Giulia Ghiretti alle sue spalle con 3:41:34. Bella ultima vasca di Monica Boggioni, mancava ancora qualche metro, sarebbe dovuto partire un pochino prima. Una finale veramente difficile, durissima per le nostre due ragazze italiane. Le ho viste comunque nuotare sui loro migliori tempi, sui loro migliori limiti, soprattutto la frazione a farfalla di Giulia Ghiretti, la frazione a dorso di Monica Boggioni, grande velocità, entrambi hanno migliorato infatti anche il tempo espresso stamattina in qualifica. E quindi, come detto, Shengao E, per la quale arriva la seconda medaglia d'oro dopo quella della mix della staffetta 4x50 stile libero, oltre a 2 argento vinti, ferma il crono con 3:20:76, non lontano dal record dei campionati che la nostra Arianna Talamona stabilì al Mondiale di Londra nel 2019 con 3:19:62. Almeno questo non viene frantumato, il record dei campionati. Alle sue spalle poi la compagna Yao Cheng, 3:29:14, e qualche rammarico ce l'abbiamo per la terza posizione, perché Monica Boggioni è stata davvero molto brava. Pensate che era settima dopo la prima frazione, quella a farfalla, era in settima posizione. Monica è risalita poi alla quarta posizione finale a 2 secondi soli, lo vedete, da Dong Lu. Una triple la linea. Sì, eccoci, siamo con le ragazze dei 200 misti, Monica Boggioni e Giulia Ghiretti. Lo dicevamo adesso, sorridendo, l'anno scorso prima e seconda, quest'anno quarta e quinta. Cos'è successo, Monica, nel frattempo? Allora, diciamo che nel frattempo, l'anno scorso non c'erano le prime tre cinesi. Parlo personalmente, io ho dato tutto in questa gara, sapevo che era difficile perché in realtà noi le conoscevamo già, due delle avversarie, sapevamo che il tempo di stamattina non era vero, e è arrivata la terza nella Cina e io ho dato tutto, ho migliorato di più di 3 secondi il mio personale, purtroppo quarto posto. Ci ho provato, ma la terza adesso era un po' distante, quindi, però sono molto contenta del mio quarto posto. Giulia Ghiretti, invece, le tue impressioni sulla tua gara? No, anch'io sono contenta, comunque ho migliorato rispetto a stamattina, e il personale di quest'anno, comunque siamo arrivati qua per fare bene, e era la mia ultima gara di questo campionato, per cui sicuramente voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito, la mia società, le Fiamme Oro, tutti quelli che, anche la mia famiglia, tutti quelli che veramente mi hanno aiutato, l'allenatore in questo percorso. D'accordo, allora, grazie.